Siamo a Milano in occasione del primo incontro del gruppo di lavoro della SIMP, la Società Italiana di Medicina Perinatale, che insieme all'associazione Vivere Onlus sarà impegnata nella stesura delle linee guida per promuovere la corretta comunicazione tra medico e famiglia nell'eventualità di parto prematuro. E noi ne parliamo con la professoressa Irene Cetin, che è presidente della SIMP. Allora, professoressa, innanzitutto, da quali esigenze nasce questo gruppo di lavoro? Il gruppo di lavoro nasce dall'esigenza di occuparci di quello che è davvero il problema più importante nell'ambito della medicina perinatale, cioè la nascita di un bambino prima del suo termine, e cioè in un momento in cui i suoi organi non sono ancora pronti per venire alla luce, e tutto questo può portare a delle conseguenze che poi per la famiglia sono molto importanti, escono dal percorso che la famiglia aveva pensato di avere una gravidanza con un bambino, un progetto quindi di vita normalissimo, che però viene interrotto per portare a un ricovero prolungato, prima della mamma, poi eventualmente del bimbo, con eventualmente qualche problema, necessità di fare cure molto intensive, tutto quello che sappiamo essere poi il prosieguo di una nascita di un bambino che può nascere di 500 grammi e quindi dover restare in un'incubatrice per mesi e poi possibili anche danni futuri per la sua salute. Quindi tutto questo deve essere comunicato, anche perché la comunicazione può anche un pochino influire sugli esiti. Cosa voglio dire? Durante la gravidanza ci sono dei rischi che possono essere comunicati alla donna, possono a loro volta portare questa comunicazione dei rischi ad aumentare l'ansia di questa donna. Quindi già di per sé sappiamo che l'ansia non ha solo un effetto psicologico, ha proprio un effetto anche fisico, aumentando a sua volta le contrazioni, la possibilità che il parto in effetti si possa verificare. E poi più avanti, chiaramente, quando il parto poi si è verificato, l'impatto che questo ha su questa famiglia, ripeto, è veramente notevole. Abbiamo visto nei film, lo sappiamo bene. Noi medici, ostetriche, infermieri, sia in ambito prenatale che postnatale, veniamo tra l'altro a nostra volta coinvolti anche emotivamente in queste situazioni. E non sempre però siamo preparatissimi ad affrontarle, anche semplicemente dal punto di vista del tempo che manca, perché nei reparti abbiamo da fare tante cose, abbiamo le urgenze, quindi la comunicazione deve trovare il suo spazio, i suoi modi, i suoi luoghi e deve essere codificata. Dobbiamo imparare a farla, ci sono degli strumenti per farla e dobbiamo quindi fornirli a chi si occupa di questi problemi. E quindi state lavorando alla stesura di vere e proprie linee guida su questi temi? Sì, stiamo lavorando e con un gruppo multidisciplinare composto da medici sia ostetrici che neonatologi, persone che si occupano di comunicazione, proprio sono specializzate in questo campo e ci stanno aiutando. Abbiamo iniziato a lavorare anche e soprattutto insieme a pazienti rappresentati dalle associazioni dei pazienti, perché ovviamente la comunicazione è bidirezionale, quindi deve essere una comunicazione dove noi impariamo anche noi medici e ostetriche eccetera a capire come dobbiamo usarle le parole, perché spesso ci capita di dare delle comunicazioni che poi non portano all'effetto che noi avremmo voluto, non vengono capite, ma non è semplice, è molto difficile, ci vuole la buona volontà di tutti, ma ci vogliono soprattutto anche gli strumenti giusti. Ecco, oggi c'è stato il primo incontro, vi siete riuniti per la prima volta, i prossimi passi quali saranno? E adesso, prima di tutto, ci daremo proprio degli obiettivi molto precisi, ci divideremo il lavoro, ci ritroveremo a breve per lavorare ancora insieme, stiamo leggendoci anche tutte esiste anche della letteratura scientifica, ovviamente noi, diversi di noi, siamo anche impegnati a livello europeo a sviluppare documenti simili, quindi è un lavoro, diciamo, anche che si amplierà a livello internazionale, che porterà sicuramente a un documento che verrà presentato fra un anno esatto al prossimo congresso della Società Italiana di Medicina Perinatale, che sarà a Catania nel marzo del 2018, ma soprattutto vogliamo naturalmente diffonderlo
come dicevo, sia agli operatori che lo dovranno usare, ma anche alle associazioni di pazienti che dovranno sapere che esistono questi strumenti e in un certo senso pretenderli nel senso positivo, cioè chiederli non soltanto tanto ai medici o alle ostetriche, ma anche proprio alle istituzioni che devono dare questi tempi. Quindi produrremo dei documenti cartacei, dei documenti che verranno diffusi attraverso anche altri possibili strumenti tipo FAD, corsi di formazione a distanza, e stavamo anche ragionando sulla possibilità di sviluppare addirittura delle app che aiutino in questo senso.